Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi parleremo della mia più grande ossessione, ovvero le maschere per il viso e scrub. Non vi ho fatto l'intro per farvi vedere dove le tengo perché ho smontato direttamente i cassettoni, perché spostare tutto era un casino. Sulle labbra ho questo rossetto matte di Vrochet 150, questo nude bellissimo, e cominciamo subito perché di roba ce n'è. Allora, partiamo dai scrub, che ne ho meno stranamente. Allora, ho due di Dr. Knopkas, ho questo qua illuminante che dovrebbe essere anche enzimatico, non ho mica capito bene. Poi ho questo Cleansing Deep Face Hot Scrub. Poi Dile Dryadi o Argan Ergan Scrub per il viso delicato. Poi di questa marca Urban Veda, esfoliante purificante con le erbe ayurvediche. Poi di Now Bay ho lo scrub idratante detossinante. Balea crema peeling al zucchero di canna e noccioli di albicocca. Equilibra Argan Ergan Scrub viso esfoliante. Domo Soria Toscana peeling maschera viso anti-age viso e corpo taglia piccolina. E l'ultimo, Natura Siberica, lo scrub esfoliante per le pelle secche, questo tubicino enorme. Passiamo ragazze alle maschere, pesco a random qua nel primo cassettone, molto professionale. Non ho solo maschere, vi faccio vedere un po' quello che ho. Allora, mi sono rimaste due robini di Ebelin, i dischetti di cotone 50 pezzi super soft. Poi di salviettine struccanti mi sono rimasti questi delicati di Vive Verde Cop, poi questi qua della Sien e poi questi qua Detox di Fria. Poi burro labbra ne ho 1, 2, ne ho 3. Ho questo qua di Alverde, poi il mio amatissimo Sien Nature e il lip balm, quello nuovo sempre della Sien Nature. Poi passiamo alle maschere in full size, perché in questo ho le maschere full size. Ho il peeling enzimatico di questo marchio Cosmo MD Skin Solution, che io l'ho trovato in un negozio con la tesserina. Questo è un peeling con estratto glicolico di papaya e veleno di vipera, che migliora l'idratazione. Quando ho visto veleno di vipera ho detto: Kate, hai trovato la tua socia. Questo qua, questo costa 49 euro, per i tesserati costava 19,50, ma io poi l'ho preso scontato ulteriormente a 15,60, vedete, quindi un buon sconto. Poi ho la maschera peel off all'aloe vera carbone attivo di Equilibra, gli elementi maschera fango termale rimineralizzante azione osmotica purificante agli alghe laminarie, questo qua. Poi Too Cool for School Pumpkin Purifying 24 Gold Mask, anche questa è peel off. Poi ho la maschera detossinante di Now Bay. Poi ho la Smart Anti Pollution di Madara, l'ho preso in un kit super super conveniente, oppure mi è stato, l'ho trovata nella Lovellula Box. Poi ho Miracle Mask 5 minuti di Beauty Kitchen, questo me l'ha mandato la Stefania. Ok, poi di Florame ho la maschera Lifting Anti-Age. Bioac maschera viso anti-age alle bacche di Goji. Poi Aven maschera lenitiva luminosità, c'è scritto. Poi sempre in tubetto full size, vabbè, ho questa lip balm di Hand Balm di Balm Balm. Ce l'abbiamo fatta, voglio un applauso. Poi la maschera viso biologica rigenerante di Apiarium.
Poi di Hand Frenzy, che potete trovare da Lila Poa e anche su Maki Beauty, ho la maschera purificante e la maschera calmante. Allora, purificante con limone, pompelmo e lichene, invece calmante alla fragola, melagrano e latte di opunzia. Ho l'ansia di provarle perché una, quella forma di pomodoro che ho provato, mi ha bruciato il viso. Quindi, ma queste non sono bio, eh. Sapete che sulle maschere non ci guardo molto. Mi è rimasta la maschera Peel Off Antirughe di Royal Lab, Royal Beauty. Oggi dico tutto il contrario. Poi sempre di Royal Beauty ho tutte queste mascherine che avete visto. Allora, ho la maschera al cetriolo Peel Off, la maschera viso al cocco idrata morbidezza sempre Peel Off, la maschera al bergamotto purificante idratante Peel Off. Non mi stavo scaccolando, mi prude. Poi maschera al mirtillo purifica e illumina, e maschera all'anguria idratante lenitiva. Di queste, ragazze, ne ho fatte scorta perché costavano poco, quindi io le utilizzo. Poi Pure Active antiponti neri di Garnier, maschera scrub e detergente. E basta, credo che questo cassettone sia svuotato, quindi lo appoggiamo qua. E ora vi mostro il cassettone delle maschere in tessuto. Mi viene male. Cioè, guardate che roba. Allora, mi è rimasta una mascherina in tessuto di questo marchio qua, che lo potete trovare su, su Amazon. Ha un buonissimo inci, è fantastica. Sempre questo set ho la Fresh purificante. Qua ce ne sono dentro, credo, 3. Ok, in totale sono 5, ma 2 le ho già utilizzate. Poi ho questa illuminante alla vitamina C. Qua ne ho 4. 1, 2, 3, 4. Questa è la vitamina, no, sì, questa è illuminante alla vitamina C, e poi ho questa, aspettate che devo tenere, se no mi casca tutto, questa Firming e Repair. Anche qua questa è nuova perché avevo già acquistato in precedentemente separata solo una scatola. Poi di Patch me ne è rimasto uno di questi qua, di Stella Grace & Co. Poi sempre Patch ho due di Balea Alco 10, queste sono nuove, non le ho ancora aperte. Poi vado a random, ragazze. Eye Mustus, qua me ne mancano due maschere, era un set di 6 maschere, credo. E qua ne ho sempre lo stesso, vedete che ne avevo presi due, solo che questo è bello pienotto. Ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5 di Eye Mustus. Poi ho Facial Sheet Mask Anti-Pollution di Grace Stella & Co. Queste qua sono buonissime, hanno un inci molto molto buono, se volete ve lo faccio vedere. Costano anche poco e mi piacciono tantissimo. Ottima qualità, ottimo tessuto, ne ho ancora 3. Allora. Benissimo. Poi ho questa qua al miele, che non ha un inci superlativo come l'altra, però non è male. Questa qua al miele ce ne sono 4. Okay. Poi Neogen, che voglio far scorta di queste maschere, me ne è rimasta una al tartufo bianco. Questa qua è una bomba, bomba, bomba. L'ho tenuta una volta in posa 2 ore, mi ha lasciato una pelle stratosferica perché ero post influenza. E poi ho un altro kit di maschere che non ho ancora utilizzato, è questo qua. Questo qua è enorme, Stella & Co, quella tutta color oro, ce ne sono 5 dentro se non sbaglio. In luminosità promette tutto, insomma. Aspettate che sistemo. Ok, dunque vi ho fatto vedere tutti i kit, ora le cose in monodose, ma prima mi sono dimenticata di mostrarvi l'altra maschera in full size, questa qua di Etheria, quella con l'oro all'interno.
un patrimonio di maschere, stiamo parlando di 50 euro di maschera. Malattia, c'è niente da fare. Poi passiamo in monodose. Ho tutte queste patch occhi di balea, ne ho 3 di questo colore e 2 di questi. Okay. Poi di Too Cool for School ne ho un pochino, ne ho 3 per i pori. Ok, 2 idratanti e 4 rassodanti. Io le adoro, ragazze, le adoro, sono 4. Follemente, perché sono maschere spettacolari, soprattutto anche quella al corpo. Rimettiamola in fondo, patch qua sopra. Poi ho queste 2 maschere che mi ha regalato la mia amica di Inca Rose, sempre in tessuto. Poi la zucca ne ho ben 3, questa qua di Too Cool for School. Non mi piace molto il tessuto perché è tipo sottile, super gel. Scusate se guardo fuori, ma sta piovendo. Poi ho un altro patch occhi di balea, questo qua, sì, se lo giro bene, a forma di pizzo. Ok, cioè, la mano che trema perché tengo il cassetto. Poi un'altra di Too Cool for School che era scappata. Poi allora il patch li tengo qua. Dove eravamo? Ah sì, di questo marchio ho la maschera purificante. Non vi faccio vedere quelle che ho di Dermal perché sono un altro cassettone e ce ne sono poche, non avevo voglia di tirarlo fuori. Poi di balea ne ho 1, 2, 3 di questi, forma di pizzo. Poi di Mon ne ho 3 in hydrogel. Poi di It's Skin la vitamina C è quella sbiancante. Di queste devo andare da OVS ad acquistarne altre. Ve l'ho detto che devo ancora andare da OVS per le maschere. Poi questa marca qua, che è una maschera idratante per l'uomo, ma è fuego sul mio viso. Poi di Royal Lab la maschera levigante. Poi qua cosa abbiamo lasciato? Royal Lab maschera viso naturale in konjac, particolare, difficile posa ma molto buona. Poi di Lively ho la maschera al miele e manuka, questa mi piace sempre tanto. Bubble Mask di Skin 79, ottima, io me la sto tenendo stretta, ne avevo 3 ed è buonissima, l'avevo preso in campagna su Privalia, adesso sto aspettando Privalia che mette le cose coreane e ciaone, perché voglio prendere anche questa è la manuka, ottima. E poi su Privalia ci sono dei prezzi ottimi. Bene, non ho perso il conto, no. Di Lova ho questa anti-age, poi anti-imperfezioni e 2 alla vitamina C. Io amo queste maschere di Lova, infatti quando andrò da DM mi si attaccherà le mani un'altra serie di maschere, anche se ne ho 8000, come vedete. Di Balea l'avocado, ho fatto la scorta al DM, ne ho 2, 3, 4, 5. Poi Leo Crema è un'altra di queste, poi ho questa qua di Leo Crema. Poi un patch occhi di Royal Lab, sì, Royal Beauty, perché sto Royal Lab. Leo Crema ne ho questa idratante che mi è rimasta un pezzo e poi ho questa detossinante. Poi ho la maschera in tessuto anti-age di Geomar. 2 ne ho, signor, mi piacciono un sacco. Poi ho questa qua idratante e poi maschera rimpolpante al triplo peso molecolare di MAC. Abbiamo quasi finito, ragazze. Dunque, poi ho questa mascherina qua che me l'ha regalata l'Elisa. Come mi ha regalato l'Elisa anche queste. Ah, ecco, vedete un'altra di queste qua, perché questa era separata. Mi ha regalato di Love Recipe queste qua, erano 5 ma una l'ho già utilizzata. Poi
mi è rimasta Red Hot Sauna di Montagne Jeunesse, una di Bio Vegan Skin Food, poi della saponaria Anti-Age, poi Giada illuminante sfogliante e Love Beauty and Planet, questa al muro muro è la rosa. Devo assolutamente andare all'Esselunga a vedere se ci sono queste maschere di Love Beauty Planet, perché ho sentito che si vende là il marchio. Poi questi ti mettiamo, mamma mia, ma io non sono normale. Comunque poi di Balea ne ho due, tre. Allora ho tre maschere di queste, che sono maschere rassodante in tessuto color oro e questa maschera rassodante color oro rosa. Tre. Ok. Poi ho una maschera per i piedi di Balea, ho la maschera illuminante di Clinians, giusto? Clinians. Poi ho la maschera in tessuto di Victoria Beauty, quella che fa le bollicine, questa l'ho trovata solamente in rosmarino, come anche queste. Poi ne è saltato fuori un'altra di queste. Ok. E poi maschera al carbone attivo di Equilibra. Poi qua piccoline cosa c'è? Ho un altro pezzo, quella lo yogurt e mirtillo. E poi ho queste maschere a viso lenitivo di Natyr, che non mi piace. E niente ragazze, queste sono state tutte le mie maschere. Santo cielo, santo Dio. Fatemi sapere se anche voi avete questa malattia delle maschere. Io vi ringrazio, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!